Salve, benvenuti nel mio canale. In questo video andremo a conoscere le parti che compongono un orologio da polso, le loro funzioni, le loro caratteristiche ed i materiali impiegati. Prendiamo ad esempio questo Citizen della linea Promaster. Citizen Orca. Un orologio completamente in titanio, materiale aerospaziale, leggerissimo e robustissimo. È un orologio subacqueo, quindi tutte le caratteristiche di questo orologio sono finalizzate alla resistenza all'acqua. Iniziamo dal fondello. Il fondello è la parte inferiore dell'orologio che riporta incise le caratteristiche, quindi materiale, modello, marca, resistenza all'acqua, dove è stato prodotto, seriali. Il fondello è la porta d'accesso al movimento. Ogni orologio al suo interno ha un movimento che per diverse ragioni può essere necessario poter accedere per regolarlo, per cambiare una batteria e per farne manutenzione. Quindi il fondello è la porta d'accesso al movimento e per questa ragione, soprattutto negli orologi subacquei, deve essere progettato per impedire l'accesso dell'acqua al suo interno. Ecco perché negli orologi subacquei il fondello nella maggior parte dei modelli è avvitato, cioè esiste una filettatura cui il fondello può essere avvitato in senso orario e può essere, quindi andando a fare pressione sulla guarnizione interna e rendendo l'orologio impermeabile. Esiste una guarnizione fatta ad anello che sta qua proprio tutto intorno al fondello, che quando io lo vado ad avvitare con un attrezzo che fa presa in questi punti, io agisco in senso orario, il fondello si avvita lungo la filettatura che è presente nella parte perimetrale e va a premere sulla guarnizione rendendo appunto impermeabile l'orologio. Per aprire il fondello si dovrà agire in senso antiorario, quindi svitando il fondello e si potrà accedere al movimento. Altri fondelli, come per il G-Shock che abbiamo visto negli scorsi video, vi ricordate, sono avvitati, quindi ci sono quattro viti che vanno svitate per poter rimuovere questa placca metallica, cioè il fondello, e di conseguenza accedere al movimento, e vanno riavvitate nel momento in cui lo andiamo a richiudere. E questo permette ugualmente di fare pressione nella guarnizione perimetrale e rendere l'orologio impermeabile. Anche questo G-Shock è impermeabile a 20 bar, quindi 200 metri. Esattamente come il Promaster della Citizen. Quindi la prima componente della cassa è il fondello. La seconda componente della cassa è la Carrure. La Carrure avvolge completamente il movimento, vedete? L'avvolge completamente,
questa struttura esterna che avvolge completamente il movimento e che praticamente nella parte inferiore va a combaciare con il fondello per rendere l'orologio chiuso ermeticamente. Quindi eccola qua. La Carrure ha delle anse, vedete, una, due, quattro anse che permettono di collegare un bracciale o un cinturino. Quindi in questo caso c'è questo cinturino in gomma. Questo modello era disponibile anche con un bracciale in titanio molto bello. Io ho preferito il cinturino in gomma sia per il contrasto tra il colore nero del cinturino, del cinturino ed il colore del titanio, questo contrasto che mi piace molto, sia perché lo rende un pochino più sportivo. Ecco, quindi abbiamo detto la Carrure, le anse che permettono l'aggancio del cinturino o del bracciale, quindi ecco, la Carrure è sicuramente alforata almeno in un punto. Eccolo qua. Quindi la Carrure presenta un foro e perché? Perché è in questo foro che passerà l'albero della corona. Questa è la corona, vedete questa manopolina? Questa piccola manopolina qui è la corona. La corona che serve per, vedete inciso anche il marchio del produttore, Citizen, marchio Promaster. Praticamente la corona permette di caricare gli orologi meccanici e di regolare ora e data quando è necessario che l'orologio sia fermato oppure bisogna cambiare ora oppure si viaggia, si va in un altro paese dove c'è un altro fuso orario. Comunque sia, la corona è il collegamento verso l'esterno del movimento, quindi io posso agire sul movimento tramite la corona di carica. Eccola qua, chiamata di carica perché finché gli orologi erano tutti meccanici, la sua funzione era di caricare l'orologio, poi sono arrivati gli orologi automatici, orologi a batteria, però comunque è chiamata corona di carica. Vedete? Eccola qua. Quindi allora abbiamo detto la Carrure, quindi la struttura esterna che avvolge completamente il meccanismo, presenta un foro attraverso il quale, attraverso questo foro, la corona è collegata al movimento interno tramite la tige, cioè un asse. Okay? Essendo l'orologio subacqueo, anche la corona è di tipo a vite. Quindi ora se io vado ad agire sulla corona, vedete, guardate, non posso fare nulla. Praticamente è avvitata, quindi io prima dovrò svitarla in senso antiorario. Appena sentite che ha fatto lo scattino, vuol dire che adesso è completamente svitata, vedete, si muove. Quindi ora io posso agire sulla corona. Quando avrò regolato l'orologio, caricato l'orologio, nel caso fosse un orologio meccanico, io la posso, anzi la devo avvitare, e questa è un'operazione, eccola qua, la sto avvitando, finché non va battuta con la guarnizione al suo interno, ecco, questa è un'operazione che va verificata prima di ogni immersione, cioè prima che l'orologio venga a contatto con l'acqua, dovete sempre verificare che la corona sia avvitata perfettamente, in modo da evitare che da qua possa entrare acqua e allagare il movimento. Ok, quindi abbiamo visto la Carrure, il fondello, la Carrure. La Carrure presenta un foro in cui la corona è alloggiata e permette di accedere alla regolazione e alla carica dell'orologio. Okay. È possibile che la Carrure sia forata in altri punti, per esempio qua o
e qua per le funzioni cronografiche che andremo a vedere nel prossimo video, o per la regolazione rapida della data. Quindi potrebbe avere anche altri fori la Carrour. Ora passiamo al terzo componente. Terzo componente che non sempre è presente negli orologi, ma in quelli subacquei lo è quasi sempre, cioè la lunetta. La lunetta, vedete, ha questa zigrinatura laterale. La lunetta è quel componente che permette di prendere dei tempi molto rapidamente, in quanto può ruotare, quindi vediamo come, può ruotare in senso antiorario, vedete? Non in senso orario, se io provo in senso orario non ruota, vedete, non ruota. Alcuni orologi subacquei avevano la rotazione della lunetta in entrambi i sensi, ma questo, come vedremo adesso, sarebbe un problema di sicurezza, cosa che quindi controllate sempre che l'orologio subacqueo possa avere la lunetta che possa ruotare solo in senso antiorario, cioè in questo, vedete, in questo senso qua. Allora, lo zero della lunetta, eccolo qua, questo punto qui è lo zero, vedete, è graduata al 5, 10, 15, 20. Lo zero della lunetta, se noi lo allineiamo con la lancetta dei minuti, ruotando la lunetta, come in questo caso, e ipotizziamo che adesso noi ci andiamo ad immergere proprio in questo momento, noi possiamo misurare molto facilmente un tempo. Allora, abbiamo 10 minuti di aria nelle bombole, ci siamo immersi, il tempo sta scorrendo, la lancetta dei minuti sta scorrendo. Quando la lancetta dei minuti arriverà qua, al punto 10, dove è indicato il 10 della lunetta, saranno trascorsi 10 minuti, quindi io so che devo emergere. Se accidentalmente ruotassi la ghiera in senso orario, cosa che questo orologio non permette ed è giusto che sia così, io praticamente rischierei perché andrei a spostare questo punto 10. Abbiamo detto noi abbiamo 10 minuti di aria nelle bombole, quindi io mi sono immerso qua. I 10 minuti finiscono qua. Se potesse ruotare in senso orario, il 10 finirebbe qua. Io andrei a fare una lettura, dico: ah, guarda, ho ancora 3 minuti di aria. E invece no, mi troverei che qua finisco l'aria e qua ho indicato il 10. Ecco perché la lunetta non deve mai girare in senso orario, ma deve poter girare solo in senso antiorario, come in questo caso. Vedete? Adesso l'indicazione, mentre stavo descrivendo la rotazione della lunetta ai fini della sicurezza, non deve mai venire in senso orario, è già trascorso un minuto e mezzo, vedete? Un minuto e mezzo. Quindi posso prendere un tempo molto rapidamente usando la lunetta. Quando arriverà a 10, con l'ipotesi che abbiamo fatto di avere aria nelle bombole per 10 minuti, io so che devo emergere, quindi ho questa funzione molto molto utile. Se per un contatto con un oggetto, con un ostacolo, per sbaglio ruotasse in senso antiorario, per sbaglio, ecco, io non succederebbe nulla. Praticamente io semplicemente andrei a fare una lettura, direi: ecco, ho raggiunto i 10 minuti, anche se avrei ancora 3 minuti d'aria, e semplicemente emergerei prima, ma non andrei a rischiare nulla. Quindi la rotazione in senso antiorario, come in questo caso, ecco, deve sicuramente poter avvenire per poter prendere il tempo e non è un rischio ai fini della sicurezza. La rotazione in senso orario invece sarebbe rischiosa e non deve avvenire come in questo caso. Ok, andiamo a vedere poi il vetro. Quindi abbiamo detto che la cassa è composta da tre componenti, due che ci sono sempre, il fondello, la Carrour che avvolge completamente il movimento e una lunetta opzionale. Nei subacquei c'è quasi sempre
né gli orologi magari più eleganti, e non è detto che ci siano, la trovate. Okay? Però comunque queste tre componenti compongono la cassa dell'orologio. Ora andiamo a vedere il vetro. Ovviamente qua nella parte superiore c'è un vetro, in questo caso molto bello, bombato, vedete la bombatura, che fa un effetto anche ottico di ingrandimento molto 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 bello. È un vetro minerale in questo caso. Ecco, il vetro dell'orologio può essere composto anche. Uno pensa sia solo vetro, no, può essere composto da diversi materiali, quindi in questo caso è un vetro minerale. Esistono vetri più resistenti che si chiamano vetri zaffiri e esistono anche vetri acrilici, quindi materiale acrilico, plastico, molto morbidi. E comunque ogni tipologia di vetro ha le sue caratteristiche. Alcuni sono inscalfibili, come lo zaffiro, robustissimo praticamente alle rigature, e non si può scalfire in quanto è uno dei materiali più resistenti alle rigature. Quindi un orologio col vetro zaffiro ha la caratteristica di non rigarsi. Vetro minerale, come in questo caso, anche questo molto 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 bello, protetto dalla lunetta. Vedete la lunetta, queste protezioni, quindi comunque sia la bombatura, essendo un vetro bombato, andrebbe a praticamente ad emergere dalla lunetta, rischiando di, no, di potersi poter urtare con queste particolari estensioni della lunetta verso l'alto. Diamo la protezione al vetro anche se è bombato. Allora, il vetro permette la lettura dell'orologio, quindi sotto il vetro c'è un quadrante, vedete questo quadrante, il quadrante ha degli indici, gli indici sono in questo caso molto particolari, sono questi semicerchi bianchi che permettono la lettura dell'ora tramite le lancette. Le lancette dell'orologio sono quella delle ore più corta e spessa, quella dei minuti più lunga e sottile, quella delle ore è la prima lancetta, la vedete, proprio quella che è più a contatto con il fondello. La lancetta dei minuti invece è ad un livello superiore, quindi quando va a sovrapporsi a quella delle ore la va a coprire, ecco perché la lancetta delle ore deve essere più larga, più spessa, in modo da non essere mai totalmente coperta da quella dei minuti. E poi abbiamo la lancetta dei secondi, la lancetta dei secondi che è molto, di solito molto sottile, molto lunga, e ha due funzioni, ovviamente la prima è di indicare i secondi, ma la seconda funzione, ed è fondamentale, è l'indicazione del movimento, del funzionamento del movimento, cioè il movimento in questo. Noi possiamo, vedendo il movimento della lancetta dei secondi, possiamo capire che il movimento è in funzione. Non lo potremmo capire né osservando la lancetta dei minuti, se non per del tempo, cioè facciamo trascorrere del tempo, certo, faccio trascorrere 2 minuti, 3 minuti, vedo che la lancetta dei minuti si è spostata, ma a colpo d'occhio, io a colpo d'occhio prendo un orologio, ecco, posso sapere se è in funzione solo guardando la lancetta dei secondi. Quindi la lancetta dei secondi è fondamentale in un orologio, soprattutto orologi come quelli subacquei che devono essere affidabili, per capire se sta funzionando il meccanismo al suo interno. Le lancette in termine l'orologeria classica sono chiamate sfere. Quindi, quando voi sentirete parlare di sfere in un orologio, sono le lancette. Quindi, un orologio con 3 sfere vuol dire che ha 3 lancette, quella delle ore, dei minuti e dei secondi. Nel quadrante ci possono essere delle aperture. Ecco qua, vedete? Questa finestrella. Questa è la finestrella del datario. Qui viene indicata la data. Okay? Questo
quadrante ha una particolarità che rende questo orologio ecologico. Vedete questa zona più violetta al suo interno? È un piccolo pannello solare che trasforma la luce, sia solare che artificiale, in energia elettrica. All'interno dell'orologio c'è una batteria ricaricabile che assorbe questa energia elettrica e fa funzionare l'orologio in maniera del tutto ecologica. Quindi questo orologio non richiederà mai la sostituzione della batteria. Essendo un orologio al quarzo, poi vedremo nei prossimi video i vari movimenti, la differenza tra i vari movimenti. Comunque, ecco, anticipiamo che essendo questo un orologio al quarzo, ha necessità di energia elettrica per funzionare e che in questo caso però viene fornita da un pannello solare che è all'interno del quadrante. Quindi questo orologio ha la particolarità di essere totalmente ecologico in questo senso, cioè non richiede mai il cambio, non richiederà mai il cambio della batteria, in quanto basta esporlo al sole, a una luce artificiale, e lui assorbirà la luce, la trasformerà in energia e ricaricherà la batteria al suo interno con una batteria ricaricabile che non richiede sostituzione. Ecco qua. Quindi abbiamo visto le componenti di un orologio da polso, le abbiamo descritte in maniera molto comprensibile. La lunetta presenta lo zero di solito indicato da un punto, vedete nel subacqueo, da un punto luminescente, quindi questo punto al buio rimarrà luminoso e per poter permettere, ovviamente il quadrante è luminoso, le lancette sono luminose, quindi al buio permetterà la lettura anche dello zero della lunetta. Alcuni orologi hanno la lunetta che ha luminosa non solo lo zero, come in questo caso, ma tutta la scala con tutte le indicazioni anche numeriche. Quindi al buio potrete leggere l'orologio esattamente come di giorno. Nel quadrante è indicata di solito sempre, quasi sempre la marca, il modello e le caratteristiche principali. Quindi in questo caso titanio, la serie ProMaster. E ovviamente si tratta di un diver. Diver sarebbe un orologio subacqueo con resistenza fino a 200 metri, cioè 20 bar di profondità. Quindi abbiamo visto tutte le parti di un orologio da polso, le caratteristiche di un subacqueo, cioè di avere fondello e corona a vite per evitare l'allagamento del movimento. Abbiamo visto il funzionamento della lunetta. Vedete, zigrinata. Per questo video è tutto. Un saluto. Vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Stiamo facendo i primi video, siamo agli inizi, quindi se vi iscrivete al canale mi date un grosso aiuto. E per questo video è tutto, un saluto, ciao da Chris.